Clamorosa occasione persa per i rosanero di Eugenio Corini, che potevano in qualche modo continuare la striscia positiva e approfittare di questo periodo di partite non esattamente impossibili per cercare di avvicinarsi al primo posto e riagganciare il secondo. Ed invece è un disastro, perché il Palermo Eugenio Corini crolla nella seconda gara interna. Aveva la possibilità di fare bene oggi proprio con il Lecco, e invece dopo il pareggio di quel giorno fa, che è arrivato con grande entusiasmo solo perché è arrivato con un gol all'ultimo minuto proprio su punizione, ecco che forse è troppo entusiasmo per un solo pareggio, ed infatti oggi si vede il risultato. Risultato secco e netto del Lecco, che vince al Barbera. E queste sono le partite che, se vuoi realmente salire, devi vincere. Era un filotto di gare, questo, quello del Palermo, che doveva assolutamente portare a casa, ed invece non soltanto si è allontanato ancora di più il Parma, non soltanto si è ancora dietro il Catanzaro, ma per di più ti ha scavalcato anche il Venezia in virtù della vittoria per 2-1. E quindi questo vuol dire che il Palermo a questo punto cala ancora in classifica e va a 20 punti col pericolo Modena alle spalle proprio dei rosanero, che anche loro hanno vinto oggi. E quindi un Palermo che sembrava fino a qualche settimana fa un Palermo alla pari col Parma, che in questo momento sembra la grande squadra favorita per la salita in Serie A proprio da primo, massimo secondo posto, oggi il Palermo fa dei passi indietro. E li fa anche in virtù di alcuni errori di collettivo, perché per esempio il secondo gol dell'Ecco, quello appunto di Sersanti, arriva con una ingenuità e una poca attenzione che non sono da grande squadra, perché il modo in cui il giocatore dell'Ecco si inserisce in area e va a segnare il gol del 2-0, non neanche dell'1 ma del 2-0, con i difensori del Palermo lucioni su tutto, che sembrano guardare tutto tranne che gli avversari che entrano in area. Beh, a me è sembrata una partita in cui il Palermo non ci ha messo davvero la cattiveria necessaria, non ha messo la cattiveria fin da subito, tant'è vero che appunto il gol di Crociato arriva all'ottavo minuto e vedi fin da subito un Palermo che prende male questa partita con molta superficialità. Poi il Palermo ha le sue occasioni, spreca molte occasioni, però ripeto, da due gare, quella di qualche giorno fa e quella di oggi contro il Lecco al Barbera, in cui si dovevano ottenere assolutamente 6 punti, torni a casa con un solo punto, beh, c'è qualcosa che non va. E quindi questo è un Palermo che sicuramente deve rivedere qualcosa, e soprattutto deve fare un esame di coscienza il Palermo stesso e Corini, perché ora la risalita in Serie A comincia a essere davvero molto, ma molto più complicata.